Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra eh, nuova puntata di In Prima Linea. Oggi abbiamo come ospite un, uh, un amministratore di condominio, uh, il dottor Bettani Gabriele. Buongiorno. Buongiorno. E lui più in prima linea di così credo che non si possa perché... Insomma, l'amministratore di condominio ha, ha a che fare con tantissime realtà, vero, dottor Bettani? Sì, sì, è vero, molto vero. Ci racconti un po' di che cosa si occupa. Um, eh, io, insieme a mia sorella, eh, abbiamo questo studio immobiliare che è lo studio Bettani. Dove ci occupiamo eh, di tutti gli aspetti appunto dell'immobiliare, in particolare eh, nella gestione conto terzi degli immobili e dell'amministrazione condominiale. Io in particolare faccio l'amministratore di condominio. Bene, quindi insomma su Milano, giusto? Su Milano, ma mh, diciamo anche eh, nelle province di Como, Monza, eh, siamo anche su sul lago Maggiore, dove c'è diciamo le esigenze, principalmente ovviamente su Milano perché la nostra sede è lì. Beh, insomma, ci parla di gestione di immobili, quindi di contenzioso immagino ce ne sia tanto, di problemi da risolvere ce ne siano. Sì, 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 soprattutto quando si va a parlare di condominio dove ci sono tante teste in ballo, Tanti, eh, tante persone che ragionano in modo diverso, ecco. Ho capito. Quindi, questi problemi, diciamo che, piccoli, grandi problemi che avete, come li risolvete in genere? Allora, bisogna, bisogna capire innanzitutto di che natura sono i problemi. Se sono questioni, diciamo, di morosità, noi principalmente facciamo una valutazione attenta della casistica, e eh, se ci accorgiamo o meglio se mi accorgo che eh, l'amorosità è dovuta a una problematica finanziaria temporanea del condomino, come può capitare a tutti, eh, in fin dei conti dico sempre che mh, siamo tutti condomini in qualche, è vero. in qualche parte. È vero, ha ragione. C'è sempre la buona fede in prima cosa eh, e quindi se noto che c'è una buona volontà da parte del condomino di rientrare, io mi... Eh, mi premuro di attivare una mediazione. Lo porto in mediazione sostanzialmente. Quindi comunque pre predilige la risoluzione diversa dal contenzioso? Sì, per quanto riguarda il recupero crediti, sì, ripeto, qualora ci sia la volontà di rientrare in questo debito, in modo tale da diciamo, valorizzare e ufficializzare un piano di rientro. Congo. infatti si discute in mediazione di questo ovviamente eh, diciamo che non siamo qui a, a, a regalare i soldi ai morosi eh, giustamente e quindi qualora ci, ci si accorga che eh, la volontà è, è tutt'altra che eh, rientrare il debito ci, ci, ci muoviamo ecco in base a quanto dispone la legge quindi con decreti giuntivi e quant'altro quindi i risultati, risultati, diciamo, se dobbiamo confrontare il decreto ingiuntivo con la mediazione? Allora, ripeto, siamo sempre lì. Eh, la mediazione io la utilizzo per il recupero crediti perché innanzitutto andiamo a ufficializzare un debito. Quindi il moroso eh, mi va a riconoscere il suo debito. Perfetto, perché già nel verbale dice lei c'è un'ammissione, invece nel decreto ingiuntivo, comunque, si potrebbe opporre, potrebbe dire eh, che ci sono delle rivendicazioni varie ed eventuali. Quindi, in effetti. Esatto, poi diciamo che la legge viene incontro anche all'amministratore, ma anche al moroso, nel senso che tutto quello che si pattuisce durante una mediazione è sacro, diciamo. <ride> a valenza di sentenze, quindi un domani eh, il condomino non può inventarsi, eh, diciamo, nuove storie e l'amministratore non può, eh, diciamo, fargli un decreto ingiuntivo perché magari eh, gli gira così, ecco, o, o solitamente il condomino viene tutelato anche qualora ci fosse un cambio di amministrazione. Questo è molto importante. Detto ciò, eh, sì, io la mediazione la utilizzo perché appunto eh, ha un costo nettamente inferiore rispetto a un decreto ingiuntivo e eh, è più rapido, perché nel giro di un mese io sono seduto insieme al moroso a discutere di questo piano di rientro. Beh. Diciamo che questa, lo spirito di questa trasmissione è proprio quello di intervistare chi è in prima linea, no? chi eh, lavora tutti i giorni con la mediazione, con le persone e si trova anche nella posizione, come eh, quella degli amministratori, di risolvere i problemi, no? perché poi l'amministratore è lì eh, a servizio un po' di tutti i condomini, rende un servizio per il condominio in generale e per i condomini, quindi eh, credo che nessuno meglio dell'amministratore ci può dare questo punto di vista essenziale. Adesso, amministratore Bettani, facciamo una piccola pausa e eh, rientriamo perché le voglio chiedere eh, un'ultima cosa dopo. Va bene. Bentornati ai nostri amici di In Prima Linea, sono qui ancora con il dottor Bettani, amministratore di condominio e si occupa anche di gestione di immobili, ci ha detto, eh, un po' in Brianza ma soprattutto a Milano e dove c'è necessità. Eh, ci ha raccontato un po' del suo lavoro e adesso volevo fargli un'ultima domanda. Immagino che proprio perché utilizza la mediazione, ci cioè ha detto che utilizza la mediazione per risolvere i piccoli problemi che possono affliggere i condomini e i condomini, ehm, utilizza la mediazione e credo che eh, abbia utilizzato in passato diversi organismi. Sì, esattamente. Io mi sono, diciamo, affidato a vari organismi di mediazione, però diciamo che mh, quello con cui mi sono trovato meglio è stato… ICAF, l'istituto ICAF che ha sede in via Oldofredi a Milano, e eh, questo non perché diciamo sono più belli o hanno l'ufficio più bello, ci mancherebbe eh... comunque gli uffici sono belli a Milano. Mi eh? so. Gli uffici sono belli a Milano, diciamo, ancora di più a Monza, devo dire, però è... sì, no, nel senso io non è che li preferisco perché hanno una bella sede ma perché diciamo eh, mi fanno arrivare al risultato richiesto ecco questa okay. è la cosa più importante eh, eh, quindi quali, quali sono le differenze che ha riscontrato rispetto cioè tra il e gli altri organismi presso cui è stato cioè perché ci dice che eh, le hanno fatto raggiungere più facilmente il risultato mm. La, la, la differenza più evidente è che ICAF utilizza due se non tre mediatori alla volta. Quindi eh, c'è sempre un avvocato, possibilmente un commercialista e se diciamo la mediazione è di natura tecnica, eh, so che fanno intervenire anche dei tecnici. Sì, assolutamente. Ci potrebbe essere anche, lei dice, un'estensione del collegio. Perché il collegio normalmente in ICAF è composto da due professionisti. A volte se c'è la necessità si estende addirittura ad un terzo mediatore, si potrebbe esattamente. E poi eh, diciamo che i mediatori sono molto propositivi e diciamo aiutano a far capire a, al condomino. Perché solitamente sono sempre io a convocare la mediazione, quindi io sono sicurissimo di quello che voglio fare in mediazione, però diciamo che i mediatori mi aiutano a far capire diciamo, cosa stiamo facendo al condomino di turno e quindi a, eh, a spiegarmi realmente, concretamente, quale occasione ha. Ecco. Quindi un punto di forza secondo lei sono proprio i mediatori, che sono particolarmente qualificati. Certamente. Per... Quindi conducono anche la mediazione in una maniera dinamica. Certamente, diciamo che... Sono mediatori attivi e non passivi. Ecco. Perché negli altri organismi lei ha riscontrato un po' questo, il mediatore un po' silente. Sì, diciamo, eh, purtroppo sì, nel senso che sono mediatori, ma per lo più ascoltano e, e basta. <ride> ok, a volte serve quello sprint in più. Ascoltano e trascrivono il verbale, ovviamente, e basta. Si limitano a questo. Bene. Uh, queste sue parole ci lusingano e la ringraziamo anche se, come ha detto lei, poi alla fine i risultati la portano sempre qui in Icaf, immagino è più quello no? che, la, che, che la spinge a continuare a presentare le mediazioni qui da noi. Un altro punto di forza, ripeto, è anche eh, la velocità, nel senso che io in un mese ho la. Seduta, la prima seduta di mediazione che è fondamentale soprattutto per, per un recupero crediti in modo da, insomma, arginare quello che è il problema, comunque per mettergli un, un punto. Per, dice lei, se non lo risolviamo proprio al primo incontro, nel senso che il condominio non rientra, quantomeno c'è un piano di rientro, c'è un pros una prospettiva di rientro in tempi esatto. brevi. Io la ringrazio moltissimo, amministratore Bettani. Lei è giovanissimo, ma si capisce che ha, è molto in gamba e ha tanta esperienza. Per cui la ringrazio e ci rivediamo in ICAF. Quindi, per le mediazioni. Buona. Sono molto, sono molto giovane, però ho, ho, già, ho già il mio pagaglio di anni di esperienza. Quindi. <ride> si, si intuisce, si intuisce, amministratore. Si intuisce. La ringrazio moltissimo per questa Grazie intervista. Molto. E i nostri, invece saluto tutti i nostri spettatori, ci vediamo alla, alla prossima puntata di In Prima Linea. Buona giornata a tutti e buon lavoro.